ma stai inquadrando bicchiere o cosa? No, no, perché qui abbiamo. Siamo l'estate, si svegliano i sensi. Primavera, innanzitutto, siamo insieme a Aurora Endrice, che ha appena finito un bel dibattito, come si può dire, convegno? No, una chiacchierata che simposio. Ha fatto lei, un simposio qui alla Carpene Malvolti. Raccontaci allora di cosa hai parlato. Insomma, Carpene Malvolti mi ha gentilmente invitato a raccontare questi nuovi nati di casa. Sono tre spumanti decisamente innovativi. Uno di questi in realtà è molto tipico per la zona di Conegliano, perché è il Cartizze. È la prima volta che Carpene si cimenta con il Cartizze. Attenzione ragazzi, questa è la notizia e noi la diamo ovviamente. Sì, e tra l'altro il Cartizze giustamente è un vigneto strepitoso, lo sappiamo, no? Nella zona di Valdobbiadene, e Carpene ha alcuni tra i conferitori più importanti della zona proprio di Cartizze, quindi è uno Cartizze davvero da assaggiare. Ma raccontaci anche le altre novità, perché noi siamo curiosi, vogliamo sapere. Sì, ci è piaciuto, mi è piaciuto molto, devo dire, la plasticità dell'arte spumantistica di Carpene, perché a proposito. Ma tra l'altro, signori, plasticità, questa sarebbe da te. Ma questa la posso usare per un vino plastico. Plasticità sui vini, grandiosa. Aurora veramente ha dei termini. Ci aiuta, meno male. Bene. Allora, giustamente, sì. Perché sai, un vitigno plastico quale può essere? Un vitigno che non è di Conegliano, ma il Gewürz Traminer, quindi è Trentino Alto Adige. Benissimo. Carpene si è cimentato in un bellissimo Brut che ho particolarmente apprezzato. Io sono trentina, quindi ho l'occhio abbastanza attento su questo. Abbastanza critico. Un Gewürz Traminer molto particolare, che non pensavo si prestasse alla spumantizzazione metodo Charmat, con questo gusto secco, Brut, molto interessante. Perfetto, quindi allora ci hai dato un excursus di quello che può essere una, diciamo, produzione di vino, però adatta a tutti. Prezzo e anche qualità da questo punto di vista. Ma sì, ma anche grado alcolico, bevibilità, freschezza, diciamo modernità, insomma, della proposta. Quindi, signori, le donne del vino sono sempre grandi, noi l'abbiamo capito. Però parlavi di Prosecco comunque. Però vabbè, comunque così, va bene.